Laura, oggi te lo chiedo io, dov'è che siamo? Siamo a Dai. Roma delle Camminate. No, spiega bene perché secondo me sono tutti curiosi di sapere che posto è questo. Siamo vicino al castello di Rocca delle Camminate, un pochino più sopra, e c'è questa vista meravigliosa. Che vista? Spiega cosa vedi dietro le tue spalle? Vedo Ah! Bertinoro, vedo Ah, ma Montemaggio. ti sei girata, è facile, dovevi descrivere con gli occhi della mente. Allora descrivi quello che vedi tu, che invece è alle nostre spalle. Vedo un sacco di colline e un po' di foschia. Ah, bellissimo. Allora siamo in un punto di confine. Se ci giriamo di 180 gradi verso nord, vediamo il. Verso est, vediamo il. Vediamo il mare. Esatto, se ci giriamo verso ovest Vediamo le e a montagne. sud. Vediamo i tralicci. E sopra? E vediamo il E cielo. sotto? Ma vediamo Gianni, ma scusa, sono qui, ciao. Ora siamo qui per fare una cosa. Che cosa? Oggi Laura, sai che non iniziamo. so se ho messo il freno a mano nella macchina? Perché siamo un po' in discesa. Gli imprevisti di leggere con Gianni. Non ti muovere troppo. Vai, via. Leggiamo una storia bellissima. Affamato come un lupo di Silvia Morando e di Mini Bombo. Ah, mini bombe lui. Mini. Quack, quack, quack. C'è anche Croc con noi, a leggere questa storia bellissima. Si dice che nel bosco ci sia un lupo affamato. La lepre, senza indugio, allora decide di scappare. Un veloce come una lepre. A un tratto incontra una lumaca. Scappa! Nel bosco c'è un lupo affamato! Ma la lumaca non si sbriga. Scappa! Nel bosco c'è un lupo affamato! Ma la lumaca non si sbriga. Allora, lumaca, vuoi scappare, sì o no? Ti dico che nel bosco c'è un lupo affamato! Ma la lumaca proprio non si sbriga. La lumaca va lenta come una. Lumaca! Allora la lepre decide di aiutare la lumaca e riprende la fuga con la lumaca sulla spalla. A un tratto la lepre incontra un ghiro. Scappa! Nel bosco c'è un lupo affamato! Ma il ghiro dorme. Scappa! Nel bosco c'è un lupo affamato! E il ghiro non si sveglia. Allora, Ghiro, vuoi scappare, sì o no? Ti dico che nel bosco c'è un lupo affamato! Ma il ghiro proprio non si sveglia. Il ghiro dorme come un. Ghiro! La lepre allora decide di aiutare anche il ghiro e riprende la fuga con la lumaca sulla spalla e il ghiro per la coda. A un tratto la lepre incontra un mulo. Scappa! Nel bosco c'è un lupo affamato! Non c'è nessun lupo! Ribatte il mulo. Scappa! Nel bosco c'è un lupo affamato! Non c'è nessun lupo! Ribatte ancora il mulo. Allora, mulo, vuoi scappare, sì o no? Ti dico che nel bosco c'è davvero un lupo affamato! Non c'è nessun lupo! Ribatte ancora il mulo, testardo come un. Mulo! La lepre allora decide di lasciare il mulo lì dov'è, troppo pesante da trasportare, riprende la fuga con la lumaca sulla spalla e il ghiro per la coda. A un tratto la lepre incontra una talpa. Scappa! Nel bosco c'è un lupo affamato! Ah, lo so! Risponde la talpa. Ma io ho visto dove è andato! Seguitemi, vi porterò tutto è sicuro! Così tutti gli animali seguono la talpa nella sua tana. Seguitemi! E così corrono e corrono e corrono e corrono e corrono dentro la tana e corrono e corrono e corrono e corrono e corrono e infine fuori dalla tana. Uscite pure, amici! Io qui non vedo nessun lupo! Aiuto!
Per vostra fortuna, oggi sono sazio. Ho appena mangiato un mulo! Fine della storia. Eccolo qua. Molto bella, mi è piaciuta. Chissà se anche il vento ha apprezzato questa storia. Sì, il vento l'ha raccolta, lo sento, l'ha portata in giro fino a... giù, fino a... fino al mare. Fino al mare. È passato anche dai bambini. Bambini, avete ascoltato? Aprite le orecchie e ascoltate il vento che vi porta la nostra storia. E anche i nostri... Ti è piaciuta Laura questa? Passa? È andata? Teniamo? Ok.